ce la fa. Perché cioè, è qui per il funerale. Sì. Conosceva mio padre. Quanto inizierà? 5 minuti fa. Tra poco arriveranno mia moglie, mio figlio e qualcun altro. Ma ci sono decisamente troppe sedie. Ma ripassa l'elogio? Oh, è che. Mio padre era un grande stronzo. Mi scusi. Senta, le posso chiedere una cortesia? Forse il discorso è troppo duro. E io non so se è il caso di. Le andrebbe di ascoltarlo. Solo se ha tempo, Ok. l'aspetto fuori. Arrivo. Io sono Thomas. È già finito? Ho visto mio figlio. Io non ho un figlio. Non ancora, evidentemente. No, questo non era il mio funerale, scusi, ma impossibile. Forse mi ha mandato a quello di un altro. Le ho spiegato la procedura. Gli occhiali non possono mandarlo al funerale di un altro. Non funzionano così. Ma non c'era nessuno. Non ci sarà nessuno. Tra l'altro lui poteva vedermi, questo non me l'aveva detto. Spero non mi abbia riconosciuto. Succede raramente. Mi odiava. Odierà. Capita. Ma io non c'entro, non è colpa mia! Che cazzo c'entro? Scusi. Poi mi ha chiesto se ha voglia di ascoltare l'elogio che ha scritto per suo padre. Per me. Niente, ha detto che sarebbe stato un discorso molto duro. E lei ha accettato? Sì. Ero lì. Ma E poi è tornato qui. E posso capire perché la odierà. Volete tutti vedere il futuro, poi vi arrabbiate se non vi piace. io ho visto troppo. La finiamo qui.
Allora... inizio. Vedrà, sarò breve. Ciao, papà. Alla fine sei riuscito a finire qualcosa, hai visto? Hai sempre lasciato tutto a metà. Trovavi sempre qualcosa di nuovo, di migliore, di più interessante da fare. E quel che avevi iniziato prima restava lì, in sospeso, ad aspettare che tu tornassi. Chissà se quando sono nato hai lasciato a metà qualcosa per dedicarti a me. Se almeno per un momento sono stato la tua novità. Tanto vale che entri fumando e usi l'urna come posacenere. Oppure la calcio al volo. Hai lo stesso umanismo di tuo padre. Eh già. Come lo conoscevi? È difficile da spiegare. Comunque non lo leggo il discorso. Perché sei venuto al suo funerale? Per dimostrare che non sono come lui. Io sono uno che se non porta a termine qualcosa sta male. Mia moglie dice che se lui non fosse stato così io non sarei come sono. Ostinato. Determinato. Felice. Allora una cosa buona l'ha fatta, dai. Anche questo dice mia moglie. Sono arrivati. Vai. Però leggilo il discorso. Ti ringrazio. O ci dovevamo di lei? No, solo all'inizio. Thomas, potresti anche lanciare l'urna come un bouquet. Certo, chi la prende non sarà felice come succede ai matrimoni. Ti aspetto dentro. Mio padre era un uomo pieno di difetti, ma ora sono cenere e non ha senso parlarne. Oggi un amico mi ha dato un consiglio per
stemperare la tensione, mi ha detto: entra e lancia l'urna come un bouquet. A mio padre l'idea sarebbe piaciuta. Amava scherzare. Ed era bravo a farlo. Quindi oggi vi parlerò solo di quello che mi piaceva di lui. Sarà un elogio breve, papà. Comandata. Posso cambiare quello che ho visto? È il futuro. Può comportarsi diversamente, essere migliore, certo. Ho capito dove ho sbagliato. Dove sbaglierò. Dove sto sbagliando. Posso migliorare le cose. Ma anche peggiorarle. Perché non posso pensare che lui mi odi. Ma crede che sia infelice? Quello che ha visto è quello che succederà. Ma ora lei lo sa, potrebbe fare delle scelte che cambierebbero il futuro. La soluzione è dimenticare, vero? Allora è stato attento. Con questi scorrerà quello che ha visto. E il futuro rimarrà là dove deve stare. Non me lo mostrerei mai se non ci fosse un modo per dimenticarlo. La domanda da farsi è: ma è davvero così brutto il mio futuro? Bello non è. Lei lo ha visto il suo? Certo che no. O forse ho cancellato il ricordo.